Amici di Telecentro, buonasera, ben ritrovati come ogni lunedì a Toscana Basket. Qualche minuto di ritardo, ma lo recupereremo alla fine. Ci sarà un gran bel recupero dovuto a un problema tecnico che abbiamo risolto in tempo reale. Ringrazio voi amici telespettatori di essere qua con noi, ma ringrazio soprattutto i tre ospiti di essere qua con noi che ci faranno compagnia per quest'ora e mezza nella quale parleremo del mondo della palla a spicchi toscana. Con noi Walter Angiolini in un rosa sgargiante. Coach del Jolly Hockey Basket, ciao buonasera, Walter. Ciao, buonasera, grazie. Buona la prima, no? Buona la prima. Ti abbiamo portato bene. Sì, sì. Se ci paghi la mazzetta, ti invitiamo tutte le settimane. Va bene, ci sto. Poi il coach della Pallacanestro Don Bosco, Giuseppe Di Mando. Ciao Giuseppe. Buonasera, grazie per l'invito. La prima domanda è: come ti trovi a Livorno? Perché tu sei arrivato da poco, no? Sì, per adesso molto bene, dicevo al presidente, per adesso molto bene. Ci hai spoilerato il terzo ospite, che è il presidente della Toscana Legno PL Livorno, Francesco Farnizzi. Ciao Francesco. Ciao, buonasera e grazie per l'invito. Che con le sue farmacie ci dà anche una mano nell'andare avanti con questa trasmissione, di questo ti ringraziamo. Poi vedremo anche lo spot, davvero grazie anche a nome della proprietà. Allora, fatte doverose presentazioni, andiamo a recuperare il tempo perduto, andando a vedere quelli che sono stati i risultati della serie A2. Andiamo a vedere, c'è stata la prima vittoria in campionato della Libertas Livorno. Prego Alessandro di metterli a video, arrivano subito. Dicevamo, la bella vittoria della Libertas Livorno a Vigevano, una partita ricca di motivi. Tra l'altro tu, Giuseppe, lo scorso anno allenavi in serie A2, quindi ci puoi tranquillamente spiegare quanto c'è di differenza tra un campionato nazionale come l'A2 e campionato di Serie B e poi via via a cascata. È così grande la forbice? Sì, ma già quest'anno tra l'A2 e la B c'è grande differenza, perché con la riduzione del numero delle squadre c'è stata una concentrazione dei giocatori italiani in poche squadre, e soprattutto si è alzato il livello dei giocatori stranieri in quanto in A2 ci sono stati degli investimenti importanti, si sono presi americani che venivano da tante prime leghe e soprattutto riportati americani che conoscono bene il campionato e quindi questo secondo me ha alzato il livello delle 20 squadre e tra la 2 e la B la forbice si è parecchio alzata, anche se la B quest'anno ha cambiato molto molto di livello, proprio perché essendo diminuito il numero delle squadre di Serie A2 si è alzato gioco forza il livello anche della Serie B. Ma direi, anzi, prima ti manca essere in questo campionato, Francesco? Nel campionato della A2 no, mi manca. Ora poi sentiamo... ingiusto, perché non ci sono ancora stato, quindi non l'ho ancora assaporato. Sicuramente mi è dispiaciuto non poterci essere andato l'anno scorso, però mi rendo conto che il passo di categoria in effetti è importante ed è giusto arrivarci quando siamo veramente pronti sotto tutti gli aspetti per poterla affrontare al meglio. Quindi sicuramente qualche anno, spero pochi, in più. Anche uno. Per crescere e strutturarsi meglio non ci fa male, anzi. Prego Alessandro di perfezionare il collegamento telefonico con uno che lo scorso anno guidava proprio la PL Livorno e che la 2 la sta facendo da protagonista, perché vanta un bel 3-3 con la sua Urania. Però prima, Walter, a te chiedo innanzitutto di nuovo complimenti per la bella vittoria. Come sei arrivato al basket femminile e cosa provi? E che differenza c'è tra il basket maschile e quello femminile? Ma allora, arrivo al basket femminile perché sono stato cercato dalla dirigenza sia diciamo rappresentata dai Paoli che dai nuovi dirigenti Pasini e Corbelli, che hanno individuato in me la persona giusta, nonostante ecco, non avessi avuto un trascorso nel femminile. Io l'ho considerata un'opportunità importante, stimolante, nuova e quindi mi sono buttato con grande entusiasmo. In realtà, come ho detto in altre occasioni, altri tuoi colleghi, non ho rilevato poi una differenza così grande, soprattutto sul lavoro di campo. È chiaro che qualcosa cambia in termini magari di atletismo che basket maschile può dare rispetto a femminile,
e altre sfumature più di carattere, diciamo, magari a livello psicologico e gestionale, ecco, però poi il campo, poi alla fine il lavoro sul campo non differisce di molto. Tra l'altro anche la PL è una squadra femminile che milita in Serie B, buona la prima anche per la PL, no? Molto buona la prima, il settore femminile è, diciamo, un universo che ci interessa molto mantenere, ci interessa anche ai nuovi soci che sono arrivati, e parlo del gruppo Costa, e quindi sicuramente continueremo a credere nel poter far bene in quel tipo di appunto di settore. E è andata molto bene la prima, abbiamo vinto di larga misura, anche hanno fatto una grandissima prestazione e un punteggio anche molto alto per essere una partita di Serie B di basket femminile. Dispiace aver perso la prima all'esordio in Coppa, ma la squadra non era ancora, purtroppo era un pochino indietro con la preparazione. Era la prima, proprio la prima partita in assoluto. Sì, quindi mancava, si vede un po' di familiarità tra le giocatrici nel gioco e nel conoscersi meglio, perché qualche innesto nuovo c'è stato e quindi ci poteva stare una sconfitta e c'è stata. Però si sono riprese veramente alla grande e sarà un bel campionato, anche perché si affaccia all'Umbria quest'anno. Campionato pseudo-nazionale, perché ci sono le Umbrie, sì. C'è, mi pare, una Marchigiana, Senigallia, insomma, campionato importante. Sì, lo rende anche più interessante sotto tanti aspetti. Quindi sì, più costoso, perché logisticamente è complesso questo. È la faccia quella meno bella della medaglia. Della medaglia. Sì. Senti, voi siete in A2 con il Jolly, ci sono altre squadre toscane. Sì. Empoli, San Giovanni Valtanno, che ha grande tradizione, poi c'è una toscana acquisita che è Spezia, no? Sì. E già questo aumenta l'interesse. Sì, fra l'altro sono tutte squadre di buonissimo livello. San Giovanni Valtanno insomma ogni anno compete per il vertice, ma anche Empoli e la Spezia sono assolutamente più che competitive. È un bel campionato, insomma, è un bel livello anche tecnico. Ora vediamo, i derby sono un pochino più avanti, noi abbiamo la Spezia, mi sembra, tra tre giornate, quindi poi penseremo anche a quello. Abbiamo diversi messaggi, ma li leggiamo dopo, non so se abbiamo perfezionato il collegamento con il coach dell'Uriana Milano, fa un po' specie, no? Fa un po' specie, no, Francesco? Marco Cardani, ce l'abbiamo? Marco, mi senti? Eccoci. Ecco, perfetto. Abbiamo perfezionato il collegamento con Marco Cardani, che tra l'altro ieri era a vedere la PL. Prego la regia di alzare il ritorno in studio. Allora, perché a Livorno ieri? Per rivedere vecchi amici, penso, no? Sì, per rivedere persone con cui ho condiviso momenti importanti, con cui sono stato bene. E fa sempre piacere non tornare in quei posti in cui sono stati bene, quindi... Mi ha fatto piacere i proprietari, Francesco, Riccardo, Marco, Emanolo e tutti i miei collaboratori in questi due anni, e i tifosi, perché alla fine sono stati in tribuna, tante persone sono venute lì a salutarmi, mi ha fatto molto molto piacere, ecco, vedere i bimbi che ci seguivano e che seguono la PL tuttora, un po' stupiti, no, della mia presenza lì. Bello, è stata una bella esperienza, una bella emozione. Abbiamo anche l'immagine, Ale, di coach Cardani ieri sui gradoni del Palamacchia. Senti Marco, noi parliamo, ovviamente essendoci la Libertas, anche un pochino di A2, voi siete partiti alla grande, 3 su 3, al di sopra di ogni più rosea aspettativa. Sì, siamo partiti bene, più che altro considerato il livello del calendario che abbiamo avuto, perché abbiamo affrontato in casa la Fortitudo, che aveva appena vinto la Supercoppa. Abbiamo affrontato in trasferta Verona, che è una delle squadre costruite per competere fino in fondo in questo campionato, e abbiamo chiuso la settimana iniziale con la vittoria casalinga con Piacenza, quindi sicuramente un inizio positivo, ma penso che la cosa migliore sia stata finora la qualità, no, del lavoro, del gruppo, del clima che siamo riusciti a instaurare fin dal precampionato, con un gruppo nuovo, staff nuovo, in cui devo dire finora alla fine tutte le persone si sono ritrovate al meglio per quelle che sono le esperienze precedenti, per quelle che sono le sono tanti professionisti che arrivano, cioè, abbiamo il preparatore di Rimini, abbiamo
un assistente che è di Varese, quindi ci siamo messi insieme più esperienze, più personalità, e ci sono giocatori che hanno fatto le coppe, giocatori che invece vengono dalla Serie B, e nonostante questo il gruppo è già ben affiatato e finora ha lavorato molto bene. Senti, Marco, due parole me le devi dire sulla Libertas, che è una tua diretta contendente, perché Militano a 2 ieri ha fatto un bel colpo vincendo a Vigevano. Sì. Allora, tra l'altro vincendo contro una squadra che aveva fatto benissimo la giornata precedente, allenato dal mio amico Lorenzo Panza, vincendo a Pesaro, quindi il valore del risultato è altissimo sia per precedente risultato di Vigevano, sia per il fatto che era uno scontro diretto, no? per il mantenimento della categoria, per quelli che sono gli obiettivi dichiarati di entrambi i club. Quindi ha fatto sicuramente una partita solida in trasferta. Io ho visto il loro precampionato, anche perché spesso noi giocavamo contro squadre che loro affrontavano in precampionato, per esempio la Fortitudo. Mi aveva impressionato la capacità che avevano avuto i giocatori, diciamo, reduci dalla vittoria della Serie B di adeguarsi al livello della categoria e dei due americani, no? Che sono ovviamente di esperienze internazionali di alto livello, giocatori che hanno fatto sempre la Serie A e nel caso di Banks anche le coppe a lungo. Ecco. Senti Marco, ovviamente scendiamo un attimino di categoria perché abbiamo qua il presidente Farnetti, col quale ti sei salutato calorosamente ieri, però non posso non farti la domanda, tornando qualche mese indietro, cos'è mancato lo scorso anno? Ma probabilmente un po' di esperienza, facendo i conti, alla fine siamo mancati tre partite, le due ad Avellino e la partita in gara 5, direi nel finale, perché alla fine eravamo più 6, erano 8 minuti dalla fine nel quarto, cioè, probabilmente ci è mancato un po' di esperienza nel saper chiudere, no? Una serie che comandavamo 2-0 contro viceversa una squadra con giocatori che hanno vinto più volte questo campionato come Burini, Bortolin, Carenza, che ha giocato tanti anni a 2 e che in quel momento lì onestamente sono sembrati più a loro agio, ecco, nel performare sotto pressione in partite là dentro fuori. Si è visto, penso, questo anche nella serie con Ianos, no, in finale, in cui comunque di nuovo sono partiti sotto 2-0 e hanno avuto la capacità di ribaltare la serie e andare a vincere gara 5 di nuovo in trasferta. Senti questa, Marco, è arrivata in tempo reale, dice in classico livornese, sentite se ci ridà Pagani, come sta facendo il centro XPL? Ma sono molto contento perché è ritornato al livello che gli compete. Ecco, lui prima di avere l'idea pazza di andare in Russia a vivere era un cambio di A2 di buon livello a Torino, la squadra di Casalone aveva fatto molto bene come cambio dell'americano, del 5 americano, poi aveva avuto questa pazza idea e quindi era dovuto ripartire dalla Serie B a Rieti, mezza stagione giocando poco, però diciamo che la stagione del rilancio è stata quella in PL sicuramente, perché con tutte le componenti che l'hanno un po' aiutato, no, nella sua crescita, nella sua ripartenza, ha fatto una stagione molto importante, soprattutto nel giro di ritorno, nei playoff, e questo gli ha dato, come diceva ancora ieri Francesco, grande mercato in A2. Io ho avuto l'opportunità di parlare col suo agente nel momento in cui aveva in mano un'offerta per fare il titolare a Vigevano, ecco, quindi chiaramente non era l'unica, aveva altre offerte da cambio in A2 in un mercato dei lupi italiani in cui i giocatori atletici giovani ce ne sono veramente pochi. Lui aveva onestamente grandi possibilità, ecco, di tornare in A2. Senti, i saluti te li faccio fare da uno che conosce benissimo, no? Che mi ha detto che quando gli hai detto che volevi accettare l'offerta dell'Urania hai sbiancato. No, ciao Marco, mi rendo conto che Marco è un allenatore che merita molto, è molto preparato, probabilmente il campionato da 2 si addice di più anche alle sue doti e alle sue caratteristiche, che a livello tecnico è veramente un allenatore molto importante, quindi quando mi ha comunicato la sua scelta
non mi sono opposto in nessuna maniera, e insomma anche il lato umano, la nostra amicizia, non mi avrebbe fatto sentire in pace con me stesso, quindi ci siamo abbracciati e ci siamo dati un bel in bocca al lupo a entrambi per il proseguo delle nostre carriere sportive, io come presidente in questo caso e lui come coach, che ripeto gli auguro il meglio in assoluto, perché è anche una brava persona a livello umano. Assolutamente. Marco, dopo queste belle parole del presidente, due parole me le devi dire sulla PL che hai visto ieri. Sì, sì, intanto ringrazio Francesco per le belle parole e lo ringrazio per l'opportunità, no, che mi ha dato di uscire da un contratto in essere per salire di categoria e tornare ad allenare in A2, come ho avuto l'opportunità a Capo d'Orlando di averla a Milano. Per me è stata sicuramente una sorpresa, un'opportunità per la mia carriera irrepetibile, però penso che questo sia merito, no, di due anni importanti in PL, di crescita costante di tutti e è compreso, ecco. Quindi vorrei nuovamente ringraziare Francesco pubblicamente per quello che ha fatto. La partita che ho visto ieri è stata una partita di grandissima solidità, di grandissima competenza difensiva, di capacità di combattere sul campo, ai balzi, in difesa e nell'eseguire in attacco. Quindi una squadra molto, molto esperta, con tanti giocatori importanti per la categoria, che hanno giocato la categoria superiore tanti anni, si vede. Credo che abbiano tutte le carte in regola e che abbiano fatto un gran lavoro di costruzione, sia coach Campanella che Gianluca Petronio, che tutta la proprietà nell'allestire una squadra competitiva in un campionato durissimo, come si è già visto fin dalle prime giornate, con squadre estremamente competitive e con tante squadre che hanno l'opportunità di vincere questa Serie B. Bene, davvero Marco ti ringrazio, ringrazio davvero di essere stato con noi a Toscana Basket, Marco Cardani, coach dell'Olea Mirano, ma soprattutto in Toscana conosciuto per essere stato il coach che così tanto bene ha fatto con la Caffè Toscano PL. Grazie davvero Marco, in bocca al lupo per il prossimo torneo. Un saluto. Ciao, ciao Marco. A proposito di Caffè Toscano, che era il main sponsor dello scorso anno, è entrato nella famiglia di Telecentro perché è un nostro inserzionista da questa settimana. Ci sono riuscito. L'abbiamo pedinato, ma poi Riccardo è stato veramente, veramente molto, molto disponibile. È stato bravo. Bene, allora, questa telefonata ci offre il desto per andare a parlare della Serie B, in particolare della PL. Abbiamo risultati, Ale? Vai, andiamo con il nostro spottino e i risultati. Arrivano subito, comandano in 5. Arrivano, forse. Ce la facciamo? Sono offerti da Caffetteria Enoteca Bistrò Madiba, Via della Madonna 56, Livorno. Arrivano i risultati? No, questo è un brutto ceffo, non sono i risultati. Arrivano? Forse. Comunque c'è da dire che noi guardiamo prevalentemente alle Toscane, c'è da dire che c'è la vittoria della PL, la vittoria delle due di Montecatini che continuano a punteggio piano, così come la PL, 5 squadre in vetta, la sorpresa Salerno e poi la conferma Roseto che sta facendo un avvio di campionato veramente straordinario, così come in Supercoppa. Questa è la classifica, ovviamente. Andiamo a parlare della partita della PL. Secondo me la miglior partita dall'inizio stagione e anche con un giro di vantaggio sulle altre, Francesco. Decisamente la migliore partita che abbiamo giocato, aspettavamo diciamo, di giocare una partita in questa maniera, con questa lucidità, con queste percentuali, con questa ottima difesa che abbiamo messo in atto. E diciamo che non mi aspettavo che fosse già in questa partita, perché comunque veniva in una settimana dove la squadra era già stata impegnata in altre due partite con l'infrasettimanale, e invece è stata una bellissima sorpresa. È stato fatto la migliore prestazione contro quella che nella settimana, sulla carta perlomeno, era la squadra più temibile. Che poi, fra l'altro, scusami se ti interrompo, una squadra che ha un'età media non bassissima, fare una prestazione del genere dopo un turno infrasettimanale dà ancora più risalto alla prestazione stessa. Sì, alla preparazione che stanno facendo e sicuramente anche al lavoro che sta facendo il coach, e fa capire quanto questo gruppo sia concentrato
e pronto, diciamo, ad affrontare ogni partita senza lasciare niente al caso e al fatto di non prepararsi per poter vincere e essere sempre giocarsela sempre con la giusta determinazione. Sicuramente ci ha aiutato anche il fatto di giocarla in casa, perché il pubblico ci trascina tantissimo, e è un pubblico nuovo per questi giocatori che dovevano imparare anche a conoscere l'ambiente in cui si trovavano a giocare, e diciamo che la sintonia è già altissima, e quindi diciamo speriamo di continuare a crescere con questa frequenza e con questa velocità, anche se comunque sicuramente essendo in una fase di costruzione e di crescita ci saranno delle fasi di up and down fisiologiche, quindi non è detto che domenica prossima si possa, me lo auguro, comunque fare una prestazione ancora gara a casalinga contro Ravenna, contro Ravenna, esatto, però sicuramente il trend è di andare verso quel tipo di prestazioni. Quanto è difficile, Giuseppe, assemblare un roster praticamente tutto nuovo, allenatore, vice allenatore, non avere decimi del roster nuovo? È molto complicato, però devo dire che la PL, così la sensazione è che ci è riuscita bene, perché comunque ha due giocatori in ogni ruolo, e la sensazione a vedere le prime partite è che stiano iniziando anche ad avere piacere a giocare insieme, a condividere la palla, a aiutarsi in difesa, e queste sono cose che poi alla fine fanno la differenza. Walter, stesso ragionamento, anche tu sei un coach. Sì, sicuramente quando cambi così tanto qualche difficoltà in più c'è, però insomma è chiaro che gli equilibri, soprattutto offensivi, sono un po' diversi rispetto a quello dell'anno scorso, ma questa probabilmente è stata una scelta, è una scelta che è condivisibile e che sta dando i suoi frutti. Io non ho avuto modo di vedere la partita ieri perché ero impegnato a Moncalieri. Ho visto però le altre due, e secondo me insomma non bisogna nemmeno sottovalutare la capacità poi di portare a casa partite come ha fatto la PL nelle prime due, dove quando magari non sei ancora al top per mille motivi ma riesci, ecco, a portarla a casa, sono già segnali molto molto importanti, ecco, anche se non sei bellissimo, ecco, voglio dire, è un segnale anche questo di mentalità, di solidità del gruppo. Quindi, ecco, al di là della prestazione probabilmente migliore che hanno fatto ieri, mi sembra che insomma il lavoro che sta facendo Federico sia notevole in palestra. Assolutamente. Sì, tra l'altro grande pubblico per l'ennesima volta, due parole spendiamole. Sono sempre le stesse, però è opportuno ribadire il grande affetto che circonda questa squadra. Sì, non ci sono parole, perlomeno è difficile trovarne di nuove, perché veramente siamo a un livello di vicinanza alla squadra emotiva altissimo. L'abbiamo visto anche nell'infrasettimanale a Piombino, eravamo credo più di 200 tifosi, hanno incoraggiato la squadra durante tutti i 40 minuti, e questo veramente per noi è un grandissimo valore aggiunto, ci è riconosciuto, lo è riconosciuto anche dagli stessi giocatori, e sicuramente sarà un fattore fondamentale per riuscire a fare al meglio un campionato che è lunghissimo, sarà logorante, stancante, e quindi è quella forza in più che spero ci aiuti ad arrivare dove vogliamo arrivare. Tra l'altro inizio il campionato 3 vittorie in altrettante partite, senza il giocatore che comunque dovrebbe dare, essere un valore aggiunto per questa squadra, vale a dire il Bulgolo Zariev. Ci sono altri due o tre messaggi che chiedono, prima di entrare nel merito del ragazzo, le sue condizioni fisiche. Allora, il Zariev è recuperato, si sta già allenando. Penso che da domani ricomincerà il lavoro effettivo insieme alla squadra, quindi è molto probabile che già da martedì possa giocare qualche minuto durante la partita. Ovviamente saranno minutaggi molto ridotti, e comunque il giocatore è stato fermo un 20 giorni, quindi sarà veramente progressivo il suo inserimento nella squadra, quindi lo vedremo, penso, nelle migliori condizioni almeno tra un mese e mezzo, due, come giusto che sia. Noi non abbiamo intenzione di forzare il suo ingresso, perché fortunatamente al momento
abbiamo una squadra completa che riesce a sopperire anche alla sua assenza e quindi faremo in modo che tutto sia perfetto nel momento in cui lo troveremo nello starting five iniziale. Cosa può dare Zakharev a questa squadra, Giuseppe? Sicuramente può aumentare il livello della pericolosità offensiva, ma allo stesso tempo è un giocatore molto solido anche difensivamente e quindi può dare quello che tutti si aspettano che uno straniero possa dare in questo campionato, che tutti hanno, tutte le squadre che vogliono vincere hanno uno straniero che sposta. Anche Gemma c'era uno bravo, dopo si vede. Anche Gemma. Poi due domande arrivano, ce ne sono già tante. Sono pronto. Ovviamente. Senti Walter, questa è una squadra che probabilmente difende in maniera anche più fisica e forse ha più attitudine alla difesa di quella dello scorso anno. Però la partita di ieri ha fatto pensare che comunque abbia anche tanti punti nelle mani. Beh sì, ma sicuramente è una squadra che ha anche qualità offensiva. Come ama a volte dire Campanella, insomma lui apprezza i giocatori da battaglia, ma questo non solo lui. Quindi si è già visto in queste partite un'attitudine difensiva importante dal punto di vista individuale, dal punto di vista di squadra, ma rimane comunque una squadra che ha, come diceva prima anche il coach, due giocatori per ogni ruolo e comunque qualità in tutti i ruoli, quindi insomma una squadra completa e che può far male in ogni situazione. Allora, prima di andare ai messaggi, ce ne sono tanti, andiamo a dare un'occhiata alla partita di ieri per quanto riguarda la PL, abbiamo anche le immagini, prego di metterle a video, una partita che si è indirizzata sostanzialmente già nel primo quarto, chiuso sul 26-14 per la PL, per quanto riguarda le prestazioni individuali, bene, molto bene, del Testa, che passa per essere un grande difensore, e lo è, ma ha anche qualche punto nelle mani, ne ha messi 16 ieri in 31 minuti, poi 12 di Cepic, 14 di Capitan Campori, bene anche Paesano, che ne ha messi 14 in 19 minuti. Ecco, rispetto alle prestazioni precedenti, Francesco, ho visto più gioco dentro, perché anche Vedovato, al di là del fatto che ha sbagliato qualche tiro libero in avvio di partita, è stato più coinvolto e spesso e volentieri è andato dentro a dar fastidio a una squadra che è molto forte sotto, perché a Renzi, a Sacchettini, insomma, questo secondo me è quello di nuovo, fra virgolette, che si è visto rispetto a Piombino e rispetto alla sfida con Sant'Antimo. Sì, sicuramente il coinvolgimento del reparto lunghi è stato molto più impattante e dovrà continuare a crescere. Diciamo, nelle altre partite ci erano mancati il gioco e soprattutto i punti del reparto dei quattro lunghi. Questa partita qui abbiamo fatto 87 punti e bisogna considerare la cosa bella che hanno segnato un po' tutti i giocatori. Il coach Campanella ha potuto ruotare 9 giocatori dando i giusti minutaggi a tutti, quindi abbiamo provato più quintetti e questo fa già capire il tipo di squadra, diciamo, completa e del roster importante che stiamo costruendo. E in questi 87 punti che abbiamo realizzato va detto che sono mancati appunto i punti dello straniero, quindi di Zaraev e di Leonzio, che è ancora un po' diciamo in fase di crescita. Ha fatto benissimo mercoledì, ha fatto benissimo la prima partita, ha fatto molto bene anche domenica, anche se non ha segnato tantissimo, ma comunque quando ha la palla in mano lui c'è sempre un'allerta pericolo nell'area avversaria, perché comunque passa molto bene anche la canestro palla. Lo vede. Canestro lo sente, punta, forse più che lo cerca. C'è un messaggio al riguardo, Leonzio, che Malan deve smaltire quando starà pronto. Quando sarà pronto? Allora, Leonzio ha incominciato, diciamo, a allenarsi in maniera più importante una settimana prima della Supercoppa. Quindi ad oggi non è chiaramente ancora al massimo della forma, ma come anche gli altri giocatori. Quindi, se devo dire per quello che so di lui, posso dirti che non è ancora al 100%, ma nemmeno al 70%. Siamo comunque ancora tantissimo da dare, da crescere, e sarà un giocatore che veramente ci stupirà. E visto che mi parlavi dello straniero della Gema, Leonzio è la figura che ha preso il posto di Chiarini, sì, esatto. E deve essere quello che ci farà divertire tantissimo al posto di Matteo.
Poi siccome sapeva che venivi qua, ne ha fatto 8 su 15 da 3, chiaramente. Beh, subito, chiaro. Ha fatto apposta. 31 punti ha fatto. Le prime, sì, in 28 minuti, poi lo vedremo. Le prime due partite così e così, arriva a Farnetti, ne metto 31. Ci sono altri messaggi, al di là di quelli soliti. Noi siamo la prima squadra di Livorno a prescindere dalla categoria, ma ce ne sono veramente tanti, questi non li leggiamo. Dice il nostro amico, è vero che è Renzi, che è il centro di chiusi che abbiamo visto ieri, gli avevamo dato un'occhiata anche noi in sede di mercato? Andrebbe chiesto a Gianluca Petronio. Andrebbe chiesto a Gianluca, diciamo, mi arrivano i nomi quando siamo sulla fase finale della trattativa, quindi probabile, perché comunque abbiamo sondato diversi nominativi. Renzi può essere, però diciamo non in maniera diciamo importante, ecco. C'è un altro messaggio, cioè vorrei sapere come mai non si è arrivata alla firma con Outstikalnis, che è il giocatore di Roseto. Lituano di Roseto, che ci è mancato veramente poco, no? Allora, diciamo, per quello che erano i fatti, era quasi chiusa. Aspettavamo la firma, avevamo già trovato l'accordo economico, aveva già parlato con Petronio, aveva già parlato con il coach, quindi aspettavamo solo la firma, che comunque tardava a venire. È tardata a venire fino a quando non sono usciti i gironi, noi siamo stati inseriti nel girone sud. La preferenza del giocatore era di giocare nel girone nord, perlomeno più vicino al nord. Perché la fidanzata a Milano, mi pare. Alla fidanzata modella a Milano, e quindi vedersi nei weekend diventava complicato. E quindi in quel momento lì la scelta è andata tutta su Omegna. E poi ha scelto Roseto perché è vicino a Milano. Lo sgarro poi più grosso l'ha fatto, penso, a Omegna, perché diciamo a Omegna era veramente con la penna in mano per firmare, finché è arrivata un'offerta molto importante da Roseto. E quindi ha scelto poi per... Più della fidanzata la vile pecunia, no? Sì, esatto. Diciamo che è stato messo in condizione... È un grande giocatore. È un grandissimo giocatore. Ci è dispiaciuto non prenderlo. È veramente uno specialista nel tiro e lo sta dimostrando ogni partita. E quindi ci è dispiaciuto non poterla chiudere, però siamo contentissimi di quello che abbiamo in squadra e siamo convinti che potremo raggiungere o puntare agli obiettivi che ci siamo predisposti anche senza il suo arrivo. La PL è la squadra più forte di questo girone assieme a Roseto, perché Roseto in questo momento, al di là del fatto che la scorsa settimana a Fabriano per poco ci lascia le penne, ha deciso proprio una tripla a 7 secondi dal termine proprio del lituano. Che dici, Giuseppe? Ma sulla carta ad oggi sono probabilmente le due squadre più forti. Inquadriamo il coach, regia. Però poi c'è le due di Montecatini che non sono da meno, e in questo campionato così lungo l'outsider ci può sempre essere, quindi poi conta sempre come si arriva alla fine, e la PL purtroppo ne sa già qualcosa, no? Il campionato si vince a giugno, quindi ci vuole pazienza. Walter, dammi due nomi, già sono pochi due. Le squadre? Di squadre che possono ambire la promozione. No, sono d'accordo col coach. Roseto, in questa fase iniziale, è sembrata onestamente di un livello un pochino più alto, però insomma c'è tutta una stagione da giocare e non ci dobbiamo dimenticare che PL manca ancora di un giocatore molto importante, quindi io credo che effettivamente queste possono essere due squadre con le insidie di entrambe le squadre di Montecatini, che ecco non sono così distanti. Abbiamo la classifica, Ale, possiamo vederla? Vediamo un po' se riusciamo a vedere la classifica, così tanto per... Eccola qua. Vedete, stasera non abbiamo le grafiche di Toscana Basket World Life e Basket World Life dell'amico Stefano Regoli, ce l'abbiamo. Le abbiamo fatte noi, non sono così carine, però questo stasera passa il convento. Le ritroverete, quelle bellissime grafiche, ovviamente lunedì. Vedete in testa Roseto, Salerno e poi le tre toscane. Della PL abbiamo parlato, adesso andiamo a parlare delle due di Montecatini, partendo dalla Gema, che ha vinto a Cassino, terza vittoria consecutiva, di cui due in trasferta, è l'unica tra le toscane che ha vinto due volte in trasferta, 89-72, 21-11, ecco qua abbiamo le immagini, 21-11 il primo quarto e poi sostanzialmente partita tranquilla e condotta sempre
dalla compagine di Marco Del Re. Dicevamo di Chiarini, 31 in 28 minuti con 2 su 3 da 2, 8 su 15 da 3 punti. Bene anche Acunzo, che è un altro che so che era attenzionato, vero? Dalla PL, però sono abbastanza formato. E 10 di Toscano. Walter, anche la Gemma, una squadra nuova, ma molto, molto, molto forte e altrettanto profonda. Sì, mi sembra che abbia aggiunto qualità e leadership, ecco, rispetto alla squadra dell'anno scorso, quindi è un'altra competitor assolutamente più che rispettabile. Tra l'altro è una squadra che ha Savoldelli come play di riserva e play titolare a Burini, che lo scorso anno ha vinto il campionato proprio con Avellino, la dice lunga su quali siano le potenzialità, ma anche l'ambizione di questa squadra, Giuseppe. Certo, guardando adesso che il campo che non era quello di Cassino ma quello di Scauri, mi viene in mente che le due di Montecatini quest'anno sono state costrette ad emigrare e quelle, quello probabilmente alla fine conta, perché non avere il campo a disposizione una gioca a Lucca. Sì, Irons gioca a Lucca e Gemma gioca a Pistoia, che è un po' particolare. Anche quello, secondo me, può influire alla fine. Alla fine influisce. Può influire, secondo te, Walter? Beh sì, alla fine il fattore ambientale ha il suo peso qui a Livorno con PL. Insomma, anche Liberta, dai. Certo, perché si parlava di questo campionato, ma insomma, ha il suo peso, sì. Vediamo un po' se ci sono altri messaggi, ce ne sono. Un saluto particolare a Walter, che si è, fra virgolette, impelagato col basket femminile. Andrea, ex DS, Empoli Basket Girl. Presumo tu lo conosca. Sì. Si è impelagato. Sicuramente un'esperienza, diciamo impegnativa, però stimolante. Poi ne abbiamo ancora. La PL fa sempre sold out. Vorrei chiedere al presidente Farnetti come si fa a farlo. E poi, visto che anche la Liberta sta facendo praticamente il piano tutte le volte, non sarebbe opportuno andare a giocare al Palamodigliani? È sempre prematuro andare a giocare al Palamodigliani, perché c'è uno scalino abbastanza... Servirebbe qualcosa di intermedio. Esatto, sì, perché al Palamodigliani con 3.000-3.500 persone... sembra di giocare un po' in una cattedrale del deserto. Minimo devi avere 5.000-5.500 spettatori e non è facile averle ogni domenica. Invece al Pala Macchia con 2.500 persone, 2.300, è tutta un'altra cornice di pubblico. Si sentono e le persone si divertono. Chi viene la prima volta torna, perché comunque si diverte, l'ambiente è gradevole, i cori dei tifosi sono incessanti, quindi è una delle ricette per le quali si riesce a fare sempre il pieno, perché comunque al palazzetto ci si diverte. Si diverte, assolutamente sì. Da Gemma andiamo a vedere Irons, che ha vinto una partita da punteggi veramente molto bassi, 64-56 a un certo punto. Il primo tempo, pensate, che è terminato sul 24-19, che a questi livelli è sostanzialmente una cosa quasi incredibile. Poi Irons nel terzo quarto ha allungato 21-13, portando a casa la partita non semplice contro una squadra, anche qua abbiamo le immagini, vedete, questo è il Palatagliate di Lucca dove giocano gli Aironi. Per quanto riguarda la compagine di Barsotti, 10 di Sgobba, 16 di Arrigoni, uno che non delude mai, 14 di Trapani, che sta giocando veramente molto bene. Trapani, tra l'altro, tu Giuseppe lo hai affrontato lo scorso anno quando guidavi Latina, se non vado errato, lui era Zinuovi. Giocatore che a me, sarà perché non è altissimo e quindi questo mi fa simpatia, però è un giocatore che a me piace molto. No, era nell'altro girone. Sì, hai ragione, giusto. Hai ragione, lo scorso anno era diviso in due gironi. Però in compenso ho avuto il piacere di allenare Arrigoni, che venne a Latina forse al primo anno dopo le giovanili, e poi ha fatto una bella carriera vincendo più volte il campionato. È uno specialista di promozione. Specialista in promozioni, la cosa buona sua è che è sempre cresciuto di anno in anno, ha messo sempre qualcosa in più. Una squadra, anche questa, Francesco, che sicuramente è con la PL, con Gemma, con Roseto, tra le favorite. Sicuramente, anche perché viene da un anno importante,
C'è da dire che ha cambiato tre o quattro giocatori. Ha messo dentro Trapani, ha messo dentro Mastrangelo, sì, preso proprio dai cugini di Gemma. A livello qualitativo si è sicuramente alzata molto come livello. Diciamo che sono giocatori che comunque hanno un modo di giocare differente da quelle che erano le caratteristiche della Irons dell'altro anno, quindi sicuramente anche la Irons avrà bisogno di un po' di tempo per diciamo risettare al meglio la sua vera identità, anche se sta diciamo segnando non tantissimo in queste prime partite, potrà solamente crescere e sarà sicuramente una delle favorite per la vittoria del campionato. Fra l'altro era arrivato un messaggio di un tifoso Irons che ho cancellato per errore, quindi se è ancora all'ascolto ce lo può reinviare nuovamente, lo leggiamo. Nel frattempo andiamo a vedere quelle che sono state le prestazioni individuali per quanto riguarda la compagine di Barsotti: 14 di Trapani, 16 di Arrigoni, l'avevamo detto, poi un po' sottotono Klumčík, che lo scorso anno ha fatto la finale con Roseto contro la Libertas, che ha fatto soltanto 8 punti in 14 minuti. Detto questo, parlato delle due di Montecatini, andiamo a parlare della quinta toscana di questo campionato, che è Piombino, che ha colto il primo alloro battendo 68-63 Ravenna, rimontando l'iniziale vantaggio della compagine emiliana. Per quanto riguarda la compagine piombinese, nessuno in doppia cifra se non un giocatore che a me piace tantissimo, lo scorso anno era a Crema, vale a dire Matteo Nicoli, che ha segnato 28 punti in 28 minuti con 8 su 13 da 3 punti, che corrisponde al 62%. Queste sono le immagini. Piombino quest'anno ha cambiato completamente volto, squadra molto molto giovane. Francesco, voi ci avete giocato mercoledì, una squadra non semplice da affrontare. No, ce l'ha fatta sudare fino alla fine, ne siamo usciti grazie alle individualità in questo caso, perché Leonzi ha tirato fuori veramente dei canestri incredibili sul fine della partita, e solamente negli ultimi due minuti, minuti e mezzo, siamo riusciti a spaccare il risultato e diciamo mettere in sicurezza i due punti, perché comunque non riuscivamo mai a venirne fuori. Un campo difficile comunque, poi faceva anche un gran caldo, quindi non riuscivamo a giocare al meglio, ma loro sono stati veramente ottimi, hanno fatto un'ottima difesa, hanno giocato con delle buone percentuali e ci hanno messo veramente in grandissima difficoltà. Walter, questa è una squadra costruita per salvarsi, sì, che può raggiungere, secondo il mio punto di vista, l'obiettivo, non dico senza dannarsi troppo l'anima, ma quasi. Cioè, ha dei giocatori molto, molto, sì, molto interessanti. A me Nicoli è un tiratore che piace tantissimo. Molto bravo, sì. Io credo che Piombino debba costruire l'obiettivo probabilmente nelle partite in casa, dove comunque è un ambiente, un campo non semplice, e dove loro si possono esprimere al meglio. Credo anch'io che per la qualità del roster che ha a disposizione l'obiettivo salvezza sia assolutamente alla portata. Sì. Sì, fra l'altro hanno dovuto in corsa cambiare il progetto, perché l'allenatore designato era Zanchi, che poi ha avuto problemi familiari, per cui è arrivato il sudamericano Signorelli. Anche questo un po' impatta sulle chimiche di squadra, soprattutto in avvio di campionato, no? Sì, ci può stare, però poi alla fine l'importante è l'alchimia che si crea all'interno del gruppo tra i giocatori, fa sempre la differenza. Quindi insomma, la vittoria che hanno avuto ora con Ravenna sta lì a testimoniare di un gruppo vivo, insomma, che ha risposto bene dopo la sconfitta con PL, che tutto sommato poi poteva aver lasciato un pochino di strascichi e anche di delusioni, perché insomma sono stati lì fino a un minuto alla fine, come diceva il presidente. Allora, arrivato il messaggio che avevo erroneamente cancellato, grazie, quindi l'abbiamo fatto anche alla prova, ci sta continuando a seguire, dice il nostro amico: saluti come lo scorso anno e per sempre, forza Irons Montecatini. Bene, su questa professione di fede abbiamo un altro messaggio, dice: se Renzi è quello di ieri, abbiamo fatto bene a non prenderlo, effettivamente ieri non ha giocato benissimo, 6 punti, 2 su 11 dal campo, mentre, così diciamo due parole anche su Chiusi, che è una squadra che a me piace, hanno giocato bene Sacchettini, 16 in 22 di utilizzo, Raffaelli e Criconia.
Lo scorso anno era in A2, chiusi, una squadra magari non a livello delle primissime, ma che può lottare per un posto nei playoff, secondo me, Giuseppe. Sì, anche lì hanno tenuto Raffaelli, Grigonia e qualcun altro del nucleo che ormai è storico, aggiungendo Ciapelli e un altro paio di giovani provenienti dalla Reier. E anche loro penso che con l'esperienza di Renzi, ormai Sacchettini è un giocatore che conosce bene questo campionato, possano trovare una salvezza abbastanza agevole. Secondo me possono fare anche qualcosa di più. Sì. Magari un posto nei playoff, forse possono anche arrivarci. A me una squadra per come costruita piace, per quel poco che conta il mio parere. Ci fermiamo lì nella regia per lo stacco pubblicitario, poi andiamo in B interregionale e successivamente in C. Farmacia Farneti, la tua farmacia di riferimento a Livorno. La farmacia Farneti ti è sempre più vicina attraverso la consegna a domicilio gratuita a Livorno. Vieni a scoprire tutti i nostri servizi e reparto dedicato agli alimenti senza glutine. La farmacia Farneti è centro servizi d'eccellenza di telecardiologia dove potrai effettuare elettrocardiogrammi e holter cardiaci e pressori anche a domicilio. Ordini e acquisti sono possibili mediante l'utilizzo dell'app Farmacia Farneti, disponibile su Apple Store e Google Play. Farmacia Farneti, per starvi sempre più vicino. Dentisti il Sorriso. Massima professionalità, impegno e qualità. A vostra disposizione 11 ambulatori e uno staff di eccellenza con 15 medici odontoiatri e 10 tra assistenti e addetti alla segreteria. Dentisti il Sorriso. Il sorriso amico a fianco del cittadino. La cura e l'affidabilità della tua auto ad un'azienda che si distingue per professionalità e tecnologia avanzata. Carrozzeria Roma, centro fiduciario dei marchi automobilistici più prestigiosi. Carrozzeria Roma, via Ugione 27 a Livorno. Point di riferimento di restyling auto e sinistri. I momenti in famiglia sono sempre i più speciali. Sono regali dalla nostra famiglia alla vostra. Segni d'arte è un brand caffè toscano. Tradizione con gusto. Livorno 24. Livorno 24? Livorno 24. Nuovo, gratuito, interattivo, indipendente. Il giornale online che ci appartiene. Livorno 24, www.livorno24.com. I'm wasted. Più o meno, consulenza energetica, agenzia leader nel settore luce e gas. Operiamo volture, subentri, cambio fornitore e telefonia. Chiama Marco per una consulenza gratuita. Bene, rientriamo in studio. Dicevamo, vi avevamo promesso di parlare della Serie B interregionale. Lo facciamo andando a vedere quelli che sono stati i risultati di questa seconda giornata. Vai con lo spot, Ale, e poi i risultati. I risultati della Serie B interregionale sono offerti da Time Out Sport Lab. Eccoli qua, vedete la sconfitta in casa di Cecina con Lucca. Lucca che è una squadra assolutamente da seguire. Poi la Stosa Virtussiana che batte San Miniato. Vittoria di Legnaia sulla Menzana. Spezia batte Castel Fiorentino. Arezzo fa lo stesso con Quarrata. E poi la Visbederi Costone Siena, allenata dall'ex vice di Cardani, vale a dire Mitch Belletti, che la scorsa settimana era proprio su quella sedia, presidente, batte Empoli 84-70. Vediamo anche la classifica, sempre con il nostro spottino. La classifica della Serie B interregionale è offerta da Visbederi Pharma, integratori per gli sportivi. È
eccola qua la classifica. Questo è un campionato caratterizzato da un grandissimo equilibrio. Lo dice il fatto che dopo due giornate ci sono soltanto due squadre a punteggio piano, vale a dire Lucca e Costone, poi a due quasi tutte le altre, a zero Castelfiorentino e a sorpresa Quarrata. Bene, andiamo un po' a parlare di questa giornata. Partiamo dal colpaccio, Walter, di Lucca a Cecina. Cecina che è stata in partita fino agli ultimi due minuti di gioco, era avanti 2 a 2.40 alla fine, lì però Lucca ha messo un parziale di 8-0 che è valso i due punti. 20 di Saccaggi, uno che è sprecato in questa categoria, anche se ha sbagliato due liberi sanguinosi proprio nella volata finale. Di là 14 di Trentin e 11 a testa di Dubois e Simonetti. Cecina e Lucca. Beh, hai detto bene tu, questo campionato è molto livellato. Lucca ha il vantaggio di aver continuità nel lavoro con lo stesso allenatore e un gruppo che è stato confermato quasi completamente, quindi probabilmente questo ora in questa fase iniziale sta dando anche insomma qualche frutto, perché la squadra ha aggiunto poco. E hanno Vignali che è fuori, quindi in questo momento sono praticamente quasi la squadra dello scorso anno e quindi niente, non sono sorpreso, ecco, perché Lucca era già più che competitiva l'anno scorso e adesso sta facendo molto bene. Cecina, Saccaggi, sappiamo il valore del giocatore, però insomma ha anche perso non poco con Turini, che onestamente in questa categoria ci combinava poco, quindi insomma, probabilmente lo hanno trovato. Turini, Saccaggi, pari sono, dici tu? Questa. Ma insomma, Turini probabilmente andava a coprire anche forse più ruoli, più soluzioni, vero, più fisicità, senza nulla togliere a Saccaggi, che è un giocatore eccezionale. Quindi probabilmente loro insomma c'erano bisogno di trovare un pochino più di un attimino. Si è molto ringiovanita, va detto. Esatto, ha cambiato qualcosa, insomma, il campionato è lungo. Poi, una delle due squadre in vetta è la Matricola, Costone, la Vismedari Costone e Siena, che è veramente partita a tutto gas. Prima ha vinto a Quarrata e poi ha battuto Empoli. Empoli che è stata in partita fino al secondo quarto, stando anche avanti, poi nel terzo quarto 29 a 13 per il Costone, lì la partita si è indirizzata dalla parte della città del Palio. Quattro uomini in doppia cifra, Bastone, un altro sprecato a questi livelli, a 25, 11 su 19 dal campo, Zenelli, uno che di casa PL, a 17, Filippo Paoli a 16, Nasello a 15, di là 15 di Giannone e 15 di Maric. C'è un po' di PL in questa squadra, no? Belletti, Zenelli, Paoli. Sì, decisamente. Sono contentissimo per Mice, che è veramente un allenatore molto bravo e probabilmente ha fatto bene diciamo, a scendere di categoria per fare il primo allenatore, ma sicuramente sarà una persona che allenerà in categorie superiori, perché è molto preparato e si potrà levarsi sicuramente tantissime soddisfazioni e tantissime le darà alla società in cui ora lavora. E poi ha in squadra i fratelli Paoli, che sono una garanzia, Zenelli, che sono anni che è in questo tipo di categoria ed è un'altra garanzia. Insomma, noi l'abbiamo conosciuto, abbiamo un bellissimo ricordo con lui, perché è quello che abbiamo avuto la promozione in Serie B, quindi... Quando può viene anche a vedervi. Sempre, sì, conosce. Questo per dire che la PL rimane un po' nel cuore. Rimane nel cuore, sì. Ha legato anche lui con alcuni nostri tifosi e quando viene va in curva sud. Mice, la scorsa settimana, non so se hai visto la puntata, ha detto... Ha promesso che veniva. Ha promesso che veniva in caso di playoff, viene e va in curva. Sì. Va in curva. Io ho registrato. Gliela presentiamo a Mice. C'è un messaggio proprio al riguardo... vi scrivo da Siena, il Costone sta facendo molto bene, Mitch è un grande allenatore, volevo chiedere al presidente della PL se aveva mai pensato di promuoverlo quando ha saputo che Cardani andava via. Sinceramente l'idea di promuoverlo al primo allenatore no, di coinvolgerlo no, perché non lo ritenevamo magari pronto per il tipo di progetto ambizioso che ha in essere ora la PL, quindi c'era il rischio di bruciarlo. E quindi sarebbe stato molto rischioso per entrambi. E per lui noi avevamo predisposto comunque un progetto di crescita anche a livello manageriale in PL, perché Mitch è veramente una persona
molto preparata, aziendalista, e di cui veramente ti puoi fidare in tutto quello che fa. È una persona seria e diciamo, per lui avevamo grandi progetti, non nell'immediato di fare il primo allenatore. E quindi ci è dispiaciuto, diciamo, molto interrompere il rapporto con lui, però anche per lui è arrivata la chiamata che lui ha sempre desiderato, quindi quella di fare la carriera da primo. Mai dire mai. Infatti, mai dire mai. Ci stiamo molestando che Campanella gode la fiducia di tutti, perché se no poi ci siamo qui proprio. Anche con lui, quando ci siamo salutati, ci siamo detti sarebbe bello domani rincontrarci in categorie superiori, dove magari te torni in altri ruoli. Assolutamente. E un'altra squadra che sta facendo bene è la Virtus Stiena, la Stosa Virtus Stiena, che ha perso la scorsa settimana, ma ha battuto San Miniato. San Miniato che fa un basket proprio tipico del basket giovanile, tante tiri da tre, tanta intensità, però poi la Virtus l'ha spuntata spaccando la partita con il 31-16 del secondo quarto. In casa Virtus, Calvellini 18, Gianoli un centro come non si vedono più Gianoli, no? Lo scorso anno ha vinto il campionato a Bergamo, 16 punti e 9 rimbalzi, Zocca 15, di là 23 di Menconi, ma con 8 su 23 al tiro. Abbiamo anche qua le immagini, eccole qua. La Stosa, un'altra squadra, la Stosa Virtussiana, Giuseppe, che può far bene. Si è molto ringiovanita, è un po' il leitmotiv di questo campionato. Tante squadre che hanno scelto la linea verde. Sì, noi proprio lunedì all'esordio con l'Under 19 abbiamo giocato a San Miniato. E ho fatto i complimenti al coach perché... Martellone. Giocano una pallacanestro molto interessante. Però avete vinto. Sì, abbiamo vinto, però loro giocano una pallacanestro molto interessante, usando molto il tiro da tre punti, ma secondo me... Io l'ho definita la piccola Varese. Sì, in modo anche intelligente rispetto a, cioè intelligente rispetto al materiale che ha. Lui mi diceva che i 2005 non li fa giocare con l'Under 19 perché hanno un ruolo fondamentale nella prima squadra, ma anche altri ragazzi che il giorno prima avevano giocato in prima squadra poi sono stati bravi nella partita con l'Under 19. Senti Walter, la Virtus non sarà tra le favoritissime, ma una squadra che quantomeno a playoff può arrivarci, secondo me anche qualcosa di più. Ma ti dico, io in realtà Virtus Siena non ritengo invece assolutamente competitiva per i primissimi posti. Sì, fra l'altro... costruita bene dal direttore sportivo Voltolini, che salutiamo. Sì, e con un allenatore come Marco Evangelisti che è secondo me super, e quindi sì, ha tutti gli ingredienti per poter stare nei primissimi posti. Poi che sia un campionato molto livellato, questo siamo d'accordo, ma non gli manca veramente niente a Virtus, che fra l'altro anche loro hanno insomma un nucleo di giocatori abbastanza numeroso che giocano insieme già da qualche anno. Quando non si vede un giocatore, un pretoriano di Evangelisti come Zocca, che prima partita ha giocato benissimo, ieri ne ha messi 15. Per due squadre di Siena che esultano, una che invece piange, vale a dire la Menzana, che ha perso sul parquet dell'Olimpia Legnaia, rimanendosi in partita fino all'ultimo, ma recuperando anche uno svantaggio di 18 punti. Qua la copertina aspetta per un veterano di questa categoria, vale a dire Alessandro Nepi, che tu conosci bene, no? Certo. Walter, che ne ha messi non uno, non due, non tre, ma 37. Sì. In 32 di gioco, con 7 su 9 da 2 e 5 su 9 delle triple. Ci siamo scritti. Cosa gli hai scritto? Bravo! Ho scritto se era legale quello che aveva fatto. No, Alessandro, veramente un giocatore, un ragazzo eccezionale a cui sono rimasto molto legato. Purtroppo nel biennio in cui l'ho avuto a Castel Fiorentino ha subito un infortunio che l'ha condizionato abbastanza per buona parte della stagione, ma quando è al top non ci sono molti giocatori. Illegale, una posizione del genere illegale. Del suo livello, assolutamente. Sì. E per quanto riguarda sempre Legnaia, 16 di Bruno, 13 di Scali, un altro che conosci benissimo. Un altro, sì. Un altro che è di quelli che si vede poco ma si sente tanto. Sì, guarda, neanche a fare apposta hai menzionato veramente due giocatori, due ragazzi speciali a cui sono legato e sarò sempre legato. Lui Scali è un giocatore tecnico, ma che sa fare mille cose, e poi un classico giocatore uomo squadra, insomma.
Poi nella Menzana 14 di Prosek e un altro che conosci bene, vale a dire 17 di Belli. Tutti ex calciatori sì, fiorentino sì, che con te hanno vinto sì, il campionato. Sì, no? Sì, quando, è chiaro che quando poi vi condividi la vittoria di un campionato, insomma, certi rapporti rimangono anche con Andrea siamo un ragazzo... Era il tuo capitano. Il capitano di una generosità incredibile. Probabilmente in un ambiente come Menzana si può esaltare anche con il clima, no, del tifo che c'è lì, sono sicuro che farà benissimo insieme a Alessandro Pucci, che è un altro ragazzo, giocatore eccezionale. Sì. Un altro tuo pretoriano. Sì. Ci sono due messaggi riguardo a questo, dei tifosi Menzana. Uno dice, ma che Virtus, ma che costone, Siena è solo Menzana. E poi un altro messaggio dice, siamo contenti del ripescaggio, ma mi aspettavo qualcosa di più in sede di mercato riguardo alla Menzana. Certo che guidare una squadra come la Menzana con quel nome e anche con quel pubblico, perché fanno 1000-1200 e non sono poche a queste latitudini, sicuramente Giuseppe è una grande responsabilità per coach Paolo Betti, no? Che ti ha preceduto sulla panchina di Castel Fiorentino. Certo, non deve essere facile, e soprattutto poi ci sono le aspettative che sono sempre molto alte per una società così blasonata. Per il coach non è sicuramente non è semplice, no, però è anche stimolante sicuramente. Poi oltre a Legnaia colgono il primo squillo stagionale anche Spezia e Arezzo. Spezia batte proprio l'ex squadra di Walter Angiolini, Castelfiorentino, sfruttando la superiorità del rimbalzo. Per quanto riguarda i liguri, che avevano perso male la prima, 20 di Ramirez, 14 di Merlo, 12 di Morciano, per Castello 19 di Corbinelli, un altro molto esperto, ecco, queste sono le immagini della sfida di Spezia, 18 del giovane Icherciano, scuola Don Bosco. E Spezia è un'altra piazza nella quale, Walter, c'è grande entusiasmo, no? Sì, anche grande competenza. Sì, del patron Caluri, sì, e del direttore sportivo, sì, figlio, sì, Maurizio, che salutiamo, perché sono nostri aficionados. Sì, grande competenza nella costruzione della squadra, sempre con grande... equilibrio, ecco, tra giocatori esperti, giocatori giovani, giocatori del mercato straniero, quindi insomma allestisce sempre dei roster più che competitivi. Poi vince anche Arezzo, prima vittoria per Arezzo del nuovo coach Fioravanti, tra l'altro livornese Doc, suo padre lavora proprio al Don Bosco, una partita molto equilibrata contro Quarrata che era una delle grandi favorite, invece è ancora a quota zero. Per Arezzo 18 di Prenga, 15 di Bischetti, per Quarrata 20 di Antonini, doppia di Artioli da 15 e 10 rimbalzi e 12 di Federico Regoli, un nome, una garanzia. Quarrata, Francesco, una formazione che può arrivare fino in fondo, secondo me, al di là di questo... avvio stentato. Ma sicuramente sì, anche perché l'ha dimostrato negli anni scorsi che ha sempre fatto bene. Infatti riguardavo la classifica prima di venire e sono rimasto sorpreso che fosse ancora a zero punti, quindi sicuramente avrà tempo di riorganizzarsi e rifarsi, il campionato è lungo, quindi sono false partenze che trovano il tempo che, insomma, che vale poi alla fine. Va anche detto che contrariamente alla Serie B è un campionato un po' più corto, quindi se rimani un po' indietro, vanno ai playoff, mi pare le prime sei, se non vado errato, Walter, per cui insomma sì. Bisogna stare attenti a non rimanere troppo indietro. Tra l'altro si gioca già dopodomani perché c'è il turno infrasettimanale e per le 2-0, ma soprattutto per Quarrata, diventa fondamentale vincere. Ma sì, ora non vorrei sbagliarmi, forse loro vanno fuori anche Tiberti, se non... Sì. Che comunque che non è un dettaglio e quindi magari avranno trovato un pochino di difficoltà in questo momento, ma insomma la squadra è solida. Sì, come dici te, è chiaro che un campionato un pochino più corto bisogna cominciare anche a fare risultato, questo è chiaro. È un campionato questo qua che a cascata, l'abbiamo detto per la B interregionale,
lo diciamo, per la vinta regionale, dal livello tecnico più alto dello scorso anno, proprio perché la riforma ha fatto sì che a cascata tanti giocatori di A2 arrivassero in Serie B. La PL nell'esempio, perché Bonaccini giocava in A2, Leonzo giocava in A2, Zariev e anche altri giocavano, Donzelli al livello superiore. A cascata si alza il livello anche nelle altre serie, no Francesco? Sì, rende anche il campionato sicuramente più bello e sicuramente più difficile. Diciamo che annualmente stiamo vivendo continue riforme, speriamo di aver trovato poi la formula giusta, perché per le società è importante riuscire a programmare in base anche a quelli che poi saranno i campionati e le varie formule di promozione. Quindi direi che, a parte la divisione nel nostro caso dei gironi nord-sud, a me piaceva molto di più quella est-ovest. Tutto il resto mi sembra che stia portando a un innalzamento dei livelli dei campionati, e questo fa sicuramente bene anche al movimento del basket, perché sono partite più belle da vedersi. C'è un messaggio: sono uno assiduo frequentatore di Palasport e posso dirvi con certezza che il campionato di Serie B interregionale di quest'anno assomiglia molto a quello di Serie B di 2 anni fa. Walter? Ma non lo so, questo non è molto lontano dal vero. No, sì, può darsi. Più o meno i valori possono essere quelli, sì, posso essere d'accordo abbastanza. Bene, questo per quanto riguarda il campionato di Serie B interregionale. Ricordiamo che la Serie B interregionale sarà in campo anche mercoledì prossimo. Adesso scendiamo ancora di categoria, andiamo a parlare con Giuseppe Di Manno del suo Don Bosco, però prima andiamo con i risultati della Serie C, girone A, quello ligure piemontese con due intruse toscane, vale a dire le due livornesi. Vediamo i risultati, li mettiamo a video, eccoli qua. Diamo ovviamente risalto ai risultati delle due livornesi, vale a dire la bella vittoria del Don Bosco 80-70 su Genova e la sconfitta dell'OS Livorno a Savigliano contro una squadra che lo scorso anno giocava in Serie B interregionale. Se non sbaglio tu l'hai affrontata, Walter. Savigliano era nella seconda fase. E 91-78. Allora Giuseppe, vediamo anche la classifica per quel poco che vale, perché chi ha vinto è a 2 punti. Chi ha perso invece è a 0. Allora, facciamo un discorso a tutto tondo. Dalla A2 al Don Bosco, cosa ti ha convinto? Lo scorso anno, ricordiamolo per quei pochi che non lo sanno, era l'head coach della Benacquista Assicurazioni Latina. Sì, diciamo, si sono incastrate un po' di cose a livello personale. Un puzzle. A livello personale, che mi hanno portato ad accettare la proposta di tornare a lavorare con i giovani, che è una cosa che è il tuo karma. Sì, che non ho mai abbandonato, anche se nel post-Covid poi avevo fatto prevalentemente prime squadre, però quella di lavorare con i giovani è sempre stata la mia passione. Quindi nel momento in cui si è presentata questa opportunità in una società così importante, l'ho accettata. Contento? Che poi tu dici, ho allenato le prime squadre, ma ho avuto nel cuore il settore giovanile. Al Don Bosco le fai tutte e due, perché fai giovanili e prima squadra. Diciamo che quest'anno poi nelle scelte fondamentalmente il senior vero è solo Di Sacco, che è del 2001, gli altri sono tutti 2005-2006, con Balestri che è del 2004, quindi fondamentalmente una squadra under 19. Una squadra giovanile bis. Sì. E quindi buona la prima, no? Sì, iniziare con il piede giusto fa sempre piacere. Poi la Serie C è un campionato che permetterà ai ragazzi di fare tanta esperienza, quindi sì, sarà importante vincere le partite e raggiungere la salvezza, ma fondamentale è la loro crescita personale come giocatori. Tra l'altro mi dicevi che è un gruppo molto molto disponibile al lavoro. Sì, nel primo mese hanno dimostrato grande disponibilità e spero che questa cosa prosegua durante la stagione, che ripeto, il primo obiettivo è migliorarli come giocatori e di conseguenza
come persone per fare in modo che il loro impegno poi venga messo a frutto. Assolutamente sì, per quanto riguarda la partita contro Genova, 18 di Paoletti, che lo scorso anno era nei 12 della Libertas, Marinari 14, D'Adomo 11. Francesco, Don Bosco, una scuola non solo di basket, ma anche, possiamo dire, di vita. Sì, sicuramente. Da Don Bosco sono sempre cresciuti e emersi ottimi giocatori, ma anche ottimi professionisti, perché comunque è la prima cosa che hanno sempre imparato al Don Bosco è stata quella di avere una mentalità da professionisti. E a Livorno c'è bisogno di giovani promesse, quindi ben venga persone dello spessore di Giuseppe, perché bisogna lavorare sui giovani, ci vuole gente preparata che forse magari negli ultimi anni si è un po' alternata, diciamo. Infatti, diciamo, purtroppo nel settore giovanile non è facilissimo pescare per società come Libertas e PL per il livello di categorie nelle quali competono, quindi è importante ritornare a trovare professionisti che sanno lavorare con i giovani per poterli diciamo, portare nel mercato superiore preparati e disponibili per appunto per società come potremmo essere noi. Giuseppe, qual è la molla che ti spinge in direzione dei giovani? Tu l'hai un po' nel tuo karma, no? Al di là degli ultimi anni. Sì, è che è un lavoro completamente diverso rispetto alle prime squadre. Il risultato conta, diciamo, giusto, no? Sì, il risultato poi conta, perché alla fine il risultato conta sempre, ma dipende da quale risultato si valuta. Cioè, qui il risultato è, mi ripeto, la crescita del giocatore, che poi secondo me poi porta anche al vincere le partite. Ma il focus non è tanto la partita che può essere la domenica, ma il lavorare in settimana per mettere nelle condizioni i ragazzi di migliorare quotidianamente. Salvezza l'obiettivo? Prima squadra? Direi di sì. Si può fare? Beh, onestamente conosco poco il... Anche noi, perché quello è un girone completamente nuovo. Quello che posso dire è che... Lì ci sono tante seconde squadre, no? Le squadre, diciamo, che assomigliano poi sostanzialmente l'Under 19. Diciamo che nel precampionato abbiamo giocato due volte con San Vincenzo, che è una squadra molto forte. È una squadra molto buona per il girone toscano, e devo dire che in entrambe le occasioni abbiamo giocato quasi alla pari. Nel Memorial organizzato da Trofeo Città di Livorno, dall'US, sì. Abbiamo perso di 8 nell'ultimo quarto, ma con Camillo Bianchi, che ha fatto dei canestri importanti. Ci ha mandato un messaggio, peraltro, Camillo Bianchi, che è un giocatore importante per la categoria. E poi abbiamo giocato praticamente alla pari con l'US, che a Savigliano, a 6 minuti dalla fine, era sotto di 3. Con una delle squadre più accreditate del campionato, per la vittoria del campionato. US, che ha perso 91 poi a 78 alla fine, stando in partita fin quasi al termine, 25 di Puccioni, che queste categorie, Walter, sì. È un lusso, no? Sì, sì. Scorso anno alla Menzana Puccioni. Sì, sì, un grande tiratore, grande attaccante. Sì, sicuramente può fare molto molto bene in questa categoria, sì. 16 di Simonetti, 11 di Pantosti. Questo per quanto riguarda il girone A. Adesso andiamo a vedere i risultati prima e classifica poi del girone B. Prego Alessandro di metterli a video. I risultati della Serie C sono offerti da CosmoCare, servizi sociosanitari, assistenza domiciliare in Toscana. Eccoli qua i risultati, vedete la vittoria di Pontedera sulla Sancat 80-75, il colpaccio di Montevarchi sul parquet di Val di Sieve 84-79, quello di Pino Dragons a Salsepolcro di 2, la vittoria di San Vincenzo sul Cuspisa 70-58, la vittoria di Prato sul Cus Firenze di 16-65-49, l'altra Prato, l'Union, vince a Fucecchi e poi nel derby della provincia pistoiese, una partita non qualunque da quelle parti, Aiana batte Bottegone 72-63. Vediamo anche la classifica, eccola qua la classifica, anche qua chi ha vinto è a 2, le sconfitte sono ancora a 0.
Bene, andiamo a parlare del girone B, caratterizzata, giornata caratterizzata da tre vittorie esterne, la prima quella di Montevarchi a Val di Sieve. Montevarchi con quella vecchia volpe di Riccardo Paludi, al di là del fatto che ha perso Pedicone, che gioca adesso in vinta regionale, però ha preso Quaglia, una compagine secondo me tra le più attrezzate. Sì, sono d'accordo, in questo girone Montevarchi e San Vincenzo io credo che siano le squadre più attrezzate e in generale comunque il livello del girone toscano molto elevato di questa Serie C è importante, sì. 27 di Alberto Caponi, mentre per Val di Sieve, che è un abitué di questi campionati, 16 di Delerere e 13 di Occhini. Dicevamo anche di San Vincenzo, che dopo aver raggiunto le Final Four di Coppa Toscana ha battuto il Cuspisa, che rimane a contatto per i primi 20 minuti. A San Vincenzo, Francesco, c'è grande interesse, un giocatore importante come Camillo Bianchi. Lo scorso anno hanno fatto le semifinali playoff, quest'anno possono secondo me fare anche qualcosa in più. Glielo auguro. Tu c'hai un San Vincenzino in squadra che è Venucci, no? Sì, San Vincenzo la seguivo anche un po' l'altro anno perché era una delle squadre diciamo che ha sempre fatto bene, quindi io sono dell'idea che quando una società lavora bene ed è ben organizzata è giusto ed è normale che possa levarsi delle belle soddisfazioni, quindi il mio augurio è senz'altro che possano fare meglio e poter arrivare alla finalissima. Esatto. 23 di Bianchi, uno che a queste categorie è sprecato, 11 di Guerrieri, che solo per il nome è bravo per forza, poi 11 a testa di Quarta e Carpitelli. Poi dicevamo del derby della provincia pistoiese, Agliana Bottegone, vince Agliana grazie al 29-10 del secondo quarto, ventello di Emanuele Rossi, un altro veterano della categoria, che c'ha la mano calda, sì, 10 di Nesi, 13 di Nesi, 10 di Manetti, di là per Bottegone 17 di Meacci, 11 a testa di Biagi e Mati. Due formazioni molto molto attrezzate, anche se Bottegone non sta facendo benissimo in questo avvio di stagione, ma è una squadra quasi completamente nuova. Sì, forse Agliana ha qualcosa in più, ecco, a livello la squadra lo scorso anno ha fatto la semifinale. Esatto. A livello di qualità di roster, secondo me ha qualcosa in più, però come ti dicevo, insomma, poi in questo girone toscano ci sono tante squadre, insomma, di buon livello, la stessa Prato, insomma, che ogni anno lotta per il vertice, ha aggiunto Alessio Iardella, insomma, quindi anche loro, ma insomma, la stessa Fucecchio di Coach Pistolesi è più che competitiva, quindi insomma il girone toscano mi sembra veramente tosto. Sì, una squadra che tu hai nominato che a me piace molto, dopo le delusioni dello scorso anno, vale a dire i Dragons di Prato, che hanno battuto agevolmente la matricola Cus Firenze, solo 49 punti, e quando concedi 49 punti in qualsiasi categoria vuol dire Giuseppe che ha difeso bene, no? Senza entrare nel... Certo, vuol dire 10 punti, poco più di 10 punti al quarto, quindi in linea di massima la difesa funziona. Soltanto 19 ne ha segnati il Cus. 14 di Manfredini, 12 di Stanio, 10 di Iardella, nei Fiorentini 12 di Eouzo. Secondo me i Dragons sono assolutamente da seguire, perché è una squadra che comunque ha perso sì giocatori importanti come Forti, come Casella, esatto, però giocatori altrettanto importanti come Salvadori, come Iardella, altro ex PL, no? Perché gli ex PL li troviamo dovunque. È una squadra, secondo me, Francesco e poi Walter, che può veramente arrivare fino in fondo. Sì, e poi ho stima anche per l'allenatore. Sì, Coach Pinelli, che sì. Dovrebbe, se ci fa questa cortesia, lunedì essere qua con noi, perché è difficile, perché è il figlio molto promettente che gioca nell'Under 19 di Pistoia. Confermi che è promettente? Sì, l'avevo visto quest'estate, sì, è molto interessante. C'è stata anche qualche trattativa col Don Bosco, no? Si può dire? Sì. Che poi non ha quagliato, è un giocatore interessante. Sì, molto interessante. Prego. Quindi, no, dicevo, ho anche simpatia per quella squadra, quindi poi c'è appunto Alessio, c'è Leonardo, quindi sono ben attrezzati e faccio, insomma, gli auguro il meglio anche a loro. Quindi
Farnetti tifa per una finale Prato-San Vincenzo. San Vincenzo, sì. Walter, secondo me Prato è una squadra... Sì, sì. Quest'anno è lontana dai riflettori, al contrario dello scorso anno, ma secondo me può fare molto, molto bene. Sì, lontana, ma non troppo, perché comunque... È la tua favorita? La squadra... No, in assoluto, secondo me Montevalchi e San Vincenzo hanno qualcosina in più. Però, ecco, Prato... tutti i giocatori molto molto esperti, quindi se arriveranno in buone condizioni quando insomma nella parte importante del campionato non sono inferiori a nessuno. Abbiamo due messaggi proprio su questo campionato. Il primo, secondo me sarà la finale, sarà San Vincenzo, no, Montecatini no, probabilmente voleva dire Montevarchi. E poi ce n'è un altro, volevo chiedere a Walter Angiolini cosa ne pensa di Pontedera. Allora, prima di parlare, di dare la parola a Walter, andiamo a vedere cosa ha fatto Pontedera, che ha battuto la Sancat, grande Francesco Regoli, 20 punti, Malfatti, altro veterano, ne ha messi 21, Giulio Maltomini 12, nei Fiorentini 13 di Baldasseroni e Ricci. Prego, su Pontedera. Un'altra squadra più che competitiva per i primissimi posti, perché hanno aggiunto Malfatti, che torna da una situazione personale di inattività, ma che in questa categoria è super. E poi soprattutto Mancini, Gianni Mancini, che era aggregato anche a Libertas un paio di anni fa, ma un giocatore che per... Anche lui è ex Don Bosco. È ex Don Bosco, che per fisicità, atletismo... in questa categoria può essere veramente dominante, e hanno confermato quelli che erano stati un po' il cuore dell'anno scorso con i fratelli Maltomini e Regoli che è cominciato con un ventello, che cresce di anno in anno, un ragazzo che promette davvero molto bene, quindi la squadra giovane assolutamente possono essere un outsider più che accreditata anche per arrivare in fondo. Un altro outsider secondo me possono essere gli altri Dragons, quelli di Firenze, Pino Firenze, che hanno vinto in volata di 2 a Sansepolcro con 22 di Lonati, 17 di Marotta, 15 di Carlotti, nei Biturgensi 22 di Assan, 16 di Santiago Neves. Concordi, Walter? Sì, 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 c'è equilibrio. Già lo scorso anno ha fatto molto, hanno perso Landi, che è un giocatore importante, però insomma la squadra completa di un mix di giovani e giocatori esperti, ripeto, c'è tanto equilibrio in questo girone e anche loro sono una squadra sicuramente molto attrezzata. Chiudiamo la panoramica sulla C con l'altra squadra di Prato, la Union, che vince a Fucecchio per 82 a 75, 19 di Bogani, Corsi 17, 2 che a questi livelli spostano, Ghiare Bellandi 16, per Pistolesi 19 di Menichetti e 12 di Orsini. A Fucecchio ci sono tanti livornesi, Francesco, una squadra che sostanzialmente ricalca un po' il purtroppo defunto Fides Livorno, con Pistolesi, con i due Orsini, una squadra che secondo me può fare molto bene, al di là della sconfitta di ieri. Sì, sicuramente, ora mi ricordavi giusto del Fides, è vero, è stato un dispiacere che la società non abbia più potuto proseguire la sua storia sportiva qui a Livorno. C'era un bel progetto con il Fides, purtroppo non sempre le cose sono possibili, non era facile il progetto. Ma c'è spazio secondo te in una città che ha già una squadra come la Libertas, una come la Fiera? Il Fides è la dimostrazione che forse non c'è più quello spazio che ci poteva essere prima. Libertas e PL sicuramente sono ingombranti in questo, e se non ci sono delle società ben strutturate come possono essere l'US Livorno e il Don Bosco, le altre fanno fatica. Il Fides fondamentalmente era una squadra senza una società, senza una struttura ben consolidata, non aveva settore giovanile, era una prima squadra. Sì, esatto, quindi
era molto rischioso il suo cammino e così si è rilevato. Quindi auguri a Fucecchio, dove ci sono gran parte dei giocatori che erano al Fides, e speriamo che facciano molto bene anche loro, anche per l'allenatore che è livornese. Assolutamente sì. Abbiamo qualche altro messaggio, vediamo questo. Sono una ragazza che si sta avvicinando al basket femminile. Volevo sapere dove gioca e quando gioca il Jolly. Batte. Giochiamo il sabato sera alle 21 al Palamacchia, in alternanza con il Don Bosco. Che il Don Bosco gioca però alle 18.45. Sì, sì, no, dicevo. Tra l'altro ingresso gratuito al Don Bosco, quindi va detto, se qualcuno vuole vedere il basket di buon livello, vada il sabato alle 18.45 quando il Don Bosco gioca in casa e vedrà che vedrà tanti, tanti giovani interessanti. È un ottimo allenatore, poi mi devi la cena. Certo. Prego, scusami Matti. No, niente, quindi sabato sera aspettiamo la giovane tifosa e speriamo, anzi, colgo l'occasione. Con chi giocate sabato? Con Costa Masnaga, che è una non delle... Non semplice. No, è una delle top. Fatto la finale lo scorso anno, o semifinale. Semifinale, mi sembra. Con Galli, sì, vero. Sì, insomma, speriamo, ecco, che di avvicinare, ecco, un po' di persone, perché insomma il campionato secondo me lo merita, la società ha fatto degli sforzi importanti e sarebbe bello vedere una cornice adeguata anche per il femminile. Poi ne abbiamo un altro, volevo chiedere al presidente Farneti quanto gli manca il derby, non solo dal punto di vista sentimentale ma da quello economico. Vale uno sponsor. Sì, vale un gran bello sponsor. Manca molto, speriamo di poterlo rigiocare presto, ovviamente speriamo di poterlo giocare nella categoria superiore, quindi di raggiungere quegli altri, perché bisogna augurarsi di far bene noi e non che facciano male quegli altri, e un derby in Serie A sarebbe il massimo della... Lì ci vuole il Modigliani. Sì, sì, sì. E forse sì, non basta. No, e non basta, perché comunque anche negli ultimi derby era sempre sold out e alcune persone rimanevano fuori. Per Livorno e la Pallacanestro sarebbe un ulteriore spot incredibile, come lo è del Jolly Acri. È molto bello in questo momento Livorno, che comunque a Livorno, in Italia si parla molto del basket a Livorno, ci sia una squadra di Serie A che rappresenta la città, e ancora più bello che allenarla sia un altro allenatore bravo che abbiamo a Livorno, che è Walter, e quindi rende merito al movimento cististico livornese. Quindi per Livorno è veramente un bello spot. Sì, assolutamente sì. Poi abbiamo un altro messaggio. Salve, sono un tifoso della Libertas. La vittoria di Vigevano è stata veramente bella, ma secondo me noi siamo troppo deboli sotto. Secondo me abbiamo sbagliato a scegliere due stranieri piccoli. Walter, o anzi Giuseppe. Perché su questo abbiamo già discusso. No, poi mi è venuto in mente lo scorso anno allenavo, erano due, quindi l'ho chiesto anche a Andreazza, la scorsa settimana era qua con noi, lui dice che questa è una scelta corretta e non l'ha fatto solo la Libertas. No, infatti, non sono d'accordo, perché negli ultimi anni in questo campionato le squadre che avevano due piccoli stranieri hanno sempre fatto bene. Quindi sei d'accordo con Andreazza? E quindi sono molto d'accordo con Andreazza. Sistema elegante, per dirmi che il sottoscritto capisce zero. Walter? No, anch'io non solo sono d'accordo con la scelta che avere nello spot degli esterni, degli stranieri di qualità spesso paga, ma credo che comunque sia una scelta anche corretta, quella di dare continuità a Buca, nello specifico, che secondo me ha dei mezzi enormi per potersi... diciamo, per poter crescere anche in questa categoria insieme a Tommaso Fantoni, che rappresenta insomma una sicurezza. L'ultimo messaggio me lo sono tenuto, era arrivato tramite WhatsApp e l'ho visto poco fa. Volevo chiedere al presidente Farneti se hanno mai pensato di confermare Chiarini, e se sì, perché poi alla fine l'argentino non ha firmato. Me l'aspettavo questa domanda, è arrivata un po' prima, non l'ho vista io perché è arrivata tramite WhatsApp. Vabbè, la storia di Chiarini è semplice. Quando è venuto da noi, Matteo aveva un progetto di restare comunque un anno, e la sua volontà era quella di farsi conoscere in Italia per poter ambire poi anche a categorie superiori. E noi ci siamo, diciamo, lasciati a giugno, dando a lui la possibilità di poter provare a trovare un ingaggio in Serie A. Poi, che io sappia, ha cercato anche, diciamo, in altre leghe, quindi Spagna. Non in Spagna, e alla fine probabilmente anche nel suo caso, come nel caso del lituano, l'aspetto economico l'ha vinta, perché comunque probabilmente in Spagna, in una Lega 2,
non pagano quanto può arrivare qualcuno che si è lanciato con forte interesse verso di lui nella nostra Serie B. Quindi sicuramente la sua è stata anche giustamente, un professionista, una scelta legata al contratto. E diciamo, nei nostri progetti futuri non c'era quello di continuare necessariamente insieme nella nostra avventura, quindi diciamo è finita come bene o male doveva finire. Secondo copione. Ecco. Secondo copione, ecco, senza grossi colpi di scena. Certo. Bene, siamo arrivati veramente in conclusione. Ringrazio di essere stato con noi il coach del Jolly Athletic Basket, Walter Angiolini. Ciao Walter. Grazie a voi. Complimenti per la prima, grazie. Che sia la prima di una lunga serie. Speriamo, Mario a posto. Speriamo, grazie mille. Poi ringrazio il coach della pallacanestro Don Bosco, Giuseppe Di Manno. Ciao Giuseppe. Grazie a voi. Spero ti sia divertito. Molto. Bene, fa molto piacere. Ringrazio di essere stato con noi il presidente della Toscana Legno, Piede Livorno, dottor Francesco Farnetti. Ciao Francesco. Grazie, mi scuso che non ho portato la maglia come da tradizione, però non è questa la maglia ufficiale nostra, perché tra a breve, diciamo... Non è ancora pronta? No, lanceremo, sì, presenteremo la nuova maglia, che avrà un design tutto particolare. Ah sì, ci può dare qualche anticipazione? No, perché sennò mi rendo una sorpresa. Aspettavamo, diciamo, la firma di alcuni sponsor per completarla, e quindi entro il mese di novembre presenteremo la maglia ufficiale della APL. Quindi la settimana dopo sei invitato con la nuova maglia. Certo. Bene. Su questa chicca, non lo sapevamo, del presidente della PL, chiudiamo, ci scusiamo per l'inconveniente tecnico che ha ritardato l'inizio di questa trasmissione, penso che il ritardo l'abbiamo ampiamente recuperato, l'appuntamento rinnovato con Toscana Basket per lunedì prossimo, sempre alle 20:30, sempre su Telecentro. Grazie di averci seguiti e buon basket a tutti.